siamo a Gorizia e adesso giriamo qua. Sto andando in cima al Monte Calvario, che sarebbe poi il Monte Podgora, dove durante la prima guerra mondiale sono state svolte battaglie sanguinose, migliaia di soldati hanno trovato la morte qua. Adesso vado piano perché sto guidando, che non conviene andare veloce. In questo Monte Podgora, detto Calvario, ancora oggi si possono vedere i segni della guerra. Se potessi smontare dalla macchina e andare a piedi, penso che troverei parecchi camminamenti, trincee, doline e magari anche qualche reperto della prima guerra mondiale, chissà, qualche spoletta, qualche pezzo di arma, così. Invece bisogna tenere presente che durante la prima guerra mondiale tutti questi alberi, questa vegetazione non c'era, qui è tutto brullo, spoglio, e quindi è un po' un paesaggio lunare. Adesso sono cresciuti gli alberi, ma a ben guardare qualcosa ancora rimane, qualche segno, qualche traccia passata. Questa è la tomba di Slatter, che adesso mi fermo un attimo a vedere. La tomba di Scipio Slatter. Eccola qua. Continuiamo. Oh, vista la tomba di Scipio Slatter, proseguiamo. Adesso dobbiamo girare qua e giriamo. Questo è l'entrata, quello che rimane dell'entrata di un camminamento che probabilmente portava su a quota 240. Vedete, dietro c'è tutto il camminamento. Qua sopra c'è scritto 24esima compagnia zappatori. Quindi probabilmente questo è stato costruito dopo che è stato conquistato questo monte. Qui purtroppo la terra è impossibile salire qua sopra. Comunque, è un bel manufatto. Continuiamo. Molto bene. So che noi adesso dobbiamo girare di qua. Beh, è stata una manovra difficile, ma ci sono riuscito. Dobbiamo salire su a quota 240. Adesso voglio vedere questo dove va.
Parcheggerò qua. Ed eccoci arrivati in cima al Calvario. Tombe. Cippi.